Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi Salerno Boat Show. È un evento che cresce in attesa della città di Salerno, che diventerà una delle più attrattive dal punto di vista turistico. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore della Campania Vincenzo De Luca, partecipando al taglio del nastro al Marina d'Arechi del Salone Nautico. Motivato ed entusiasta, il governatore non ha mancato anche un suo passaggio sulla pandemia. Il Salone della Nautica a Salerno del Marina d'Arechi si candida a rappresentare l'evento gemello rispetto al Salone di Genova. È un ulteriore segnale di ripresa dopo gli ultimi anni di difficoltà. Il Salerno Boat Show è un evento che cresce in un'area che diventerà una delle più attrattive dal punto di vista turistico. Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, partecipando al taglio del nastro del Salone della Nautica, parlando delle caratteristiche distintive del Marina d'Arechi e dell'annuncio fatto dal presidente Agostino Gallozzi di potenziare il polo turistico anche con lo sviluppo del settore alberghiero. Beh, diciamo che è un ritorno alla vita, al rilancio delle attività economiche ed è anche un'ulteriore testimonianza di ripresa di un settore come quello della nautica, che ha conosciuto in questi anni una grandissima difficoltà. Oggi sta vivendo un vero e proprio boom. Questo Salone della Nautica del Marina d'Arechi si candida ad essere un evento, come dire, gemello rispetto a Genova, il più grande evento che vorremmo nel sud Italia, con una caratteristica particolare che è rivolto non solo alla nautica in sé, ma credo di aver visto anche a tutte le attività indotte, cioè attività commerciali, attività di servizi alla nautica, abbigliamento e quant'altro. Quindi veramente un bellissimo evento che sta crescendo in un'area che diventerà, credo, una delle più attrattive d'Italia dal punto di vista turistico. Decolla ormai l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, qui di fronte partiamo all'inizio dell'anno con il palazzetto dello sport, l'alta velocità già ci arriva. Beh, è un porto qui che è al centro, fra Costiera Amalfitana e Cilentana, a mezz'ora da Capri, la stessa distanza da Napoli. Credo che davvero sia difficile immaginare un luogo di questa bellezza, di questa attrattività. Il presidente Gallozzi mi annunciava anche, ovviamente, l'intenzione di potenziarlo, questo sito, come polo turistico anche alberghiero. Ovviamente chiede alle istituzioni di definire rapidamente il programma urbanistico, ma insomma credo che avremo anche qualche grande albergo di lusso in questa realtà. Siamo molto motivati, volevo dire perfino entusiasti, però non esageriamo. Motivato ed entusiasta, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando ai giornalisti, non ha mancato un passaggio sulla pandemia. Serve rigore, ha detto, ed attenzione all'obbligo di indossare le mascherine fin quando non si uscirà completamente dall'emergenza Covid. Il governatore guarda alla fine di ottobre per capire cosa accadrà nelle scuole e cosa accadrà con il Green Pass nei luoghi di lavoro. Servono le mascherine fino a che non saremo usciti dal Covid. Serve il rigore. Ricordo sempre che la Campania è la regione a più alta densità abitativa d'Italia e d'Europa, quindi bisogna stare attenti, però mi sento di dare oggi un messaggio di assoluta fiducia e serenità. Fino ad ora reggiamo bene per quanto riguarda il Covid, aspettiamo la fine di ottobre, verifichiamo bene quello che succede nelle scuole, il 15 è la scadenza per il Green Pass nei luoghi di lavoro, ma insomma ho la sensazione sinceramente che stiamo uscendo dal Covid e ci stiamo riprendendo la vita. Fate un altro po' di sforzo per le vaccinazioni e accelereremo i tempi. Il Salone della Nautica, aperto al pubblico da oggi e fino al prossimo 10 ottobre, rappresenta un patto per Salerno, per lo sviluppo del turismo del mare. Così il presidente Gallozzi alla cerimonia inaugurale del Salerno Boat Show, che ha accolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Il servizio.
La pandemia non ferma il Salone della Nautica, anzi celebra la quinta edizione del Salerno Boat Show con numeri in crescita in continuità con il Salone di Genova. Taglio del nastro questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo Di Luca, del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, del Presidente del Gruppo Gallozzi e proprietario del Marina d'Arechi Port Village Agostino Gallozzi, del Salone Nautico aperto al pubblico da oggi e fino al prossimo 10 ottobre, sempre più punto di riferimento per la nautica del centro-sud Italia, che rappresenta circa il 40% del mercato nazionale. Con 100 espositori, 150 imbarcazioni e oltre 80 marchi nautici, la manifestazione 2021 prevede un'apertura libera e gratuita al pubblico per questo weekend e per sabato e domenica prossimi 9 e 10 ottobre, con orario dalle 10 alle 19, mentre durante la settimana sono previsti incontri con clienti e fornitori che potranno provare una barca direttamente in mare, spostandosi nelle acque della costiera amalfitana o cilentana, un'opportunità a cui si aggiunge anche un forte carico emozionale. A dirlo questa mattina nel corso della cerimonia inaugurale è stato il presidente Agostino Gallozzi, che ha colto l'occasione di incontro con i giornalisti per parlare anche dello sviluppo della parte urbanistica del porto Marina d'Arechi, che andrà ad integrarsi con la riqualificazione di Salerno Est, un altro lungomare per la città di Salerno con attività commerciali da movida, con la riqualificazione dell'area che ora guarda allo sviluppo di un polo alberghiero. Il Salone della Nautica rappresenta un patto per Salerno per lo sviluppo del turismo del mare, così ai nostri microfoni il presidente Agostino Gallozzi. Sicuramente un segnale importante è la quinta edizione, quindi abbiamo negli anni sviluppato questa presenza a Salerno in maniera molto importante. La prima edizione fu nel 2014, l'edizione zero, quando volevamo rilanciare un comparto che all'epoca soffriva moltissimo della crisi. Oggi siamo da una crisi diversa, quella della pandemia, ma con molta volontà, molta determinazione. Il Salone quest'anno cresce ancora di più, abbiamo oltre 100 espositori, poi vedete siamo veramente pieni di gazebo di espositori, 150 imbarcazioni a mare, 80 marchi della nautica nazionale e internazionale presenti, quindi sta assumendo una veste importante, peraltro in collegamento con Confindustria Nautica Nazionale, quindi in continuità con il Salone di Genova, che è comunque il salone più importante non soltanto d'Italia ma d'Europa, perché il concetto è fare sistema e fare rete, non è soltanto un'affermazione così di principio. Stiamo facendo sistema nella nautica, perché così Salerno sarà inserito in un ambito, in una visione molto più allargata. Io credo che possa recitare un ruolo importante proprio nella nautica del Mezzogiorno d'Italia. Il porto turistico ha registrato grandi numeri negli ultimi tempi. Quanto può crescere ancora urbanisticamente il porto turistico Marina d'Arechi? Ma diciamo che la parte urbanistica è quella che si andrà a integrare con la riqualificazione di Salerno Est. Di questo abbiamo parlato stamattina con il presidente De Luca, con la parte a terra che diventerà una sorta di lungomare a terra con attività commerciali, diciamo, da movida. È un po' in piccolo quello che si è fatto a Piazza della Libertà con i negozi di sottopiazza. E nel canale la struttura progettata all'epoca da Calatrava verrà riqualificata per diventare un albergo di fascia alta, in modo da interpretare al meglio la vocazione di questa zona di Salerno. E voltiamo pagina. Conferire il vetro a Ecoambiente sarà più vantaggioso per i comuni del lato Salerno. Il consorzio Recupero Vetro, a seguito di analisi qualitative, ha riconosciuto il passaggio ad una fascia di livello che consente di incassare ai comuni 4 volte in più per chi porta il vetro all'impianto di Battipaglia. Sentiamo. Conferire il vetro a Ecoambiente sarà più vantaggioso per i comuni del lato Salerno. Sarà corrisposto il 40% della tariffa applicata da Consorzio Recupero Vetro, circa 16 euro a tonnellata, indipendentemente dalle oscillazioni del prezzo di mercato del vetro. Più introiti dunque per i comuni, come è stato annunciato ieri proprio dal Consorzio Recupero Vetro, che a seguito di analisi qualitative ha riconosciuto il passaggio dalla fascia E alla fascia B al vetro che viene portato all'impianto di Battipaglia, gestito dalla società operativa dell'ente d'ambito. In concreto questo significa che in base all'accordo ANCI con AI, la tariffa applicata per il vetro da avviare al riciclo passa da 9 euro a 39,27 euro, un prezzo più che quadruplicato, suscettibile di un ulteriore aumento solo se si riuscirà a ridurre la percentuale della cosiddetta frazione fine impura, che le analisi fatte eseguire dal Consorzio Recupero
recupero vetro hanno stabilito essere il 16,58%, mentre non dovrebbe superare il 15%, altrimenti il prezzo pieno riconosciuto per la fascia B sarebbe già 56,10 euro a tonnellata. Messi a posto i conti, spiega Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente, ora ci stiamo concentrando anche sugli aspetti qualitativi del ciclo dei rifiuti. Quella del vetro era considerata un'attività residuale, noi invece ci abbiamo investito e i risultati stanno arrivando. I comuni così introiteranno maggiori risorse che potranno destinare a migliorare il servizio o a ridurre la tari. Questo risultato va ad aggiungersi a quello perseguito dall'impianto di Sardone, dove con una gestione più attenta si è riusciti a ridurre di 5 euro a tonnellata i costi per i comuni che conferiscono l'umido. Il passaggio dalla fascia E alla fascia B è stato raggiunto grazie ad un'attività di pretrattamento del vetro conferito all'impianto di Battipaglia. 4 addetti di Ecoambiente infatti eliminano le frazioni estranee visibili, in particolare buste di plastica, tappi metallici di plastica o sughero. I comuni che attualmente conferiscono il vetro a Ecoambiente sono 40, tra cui Eboli e Battipaglia. Nei primi 4 mesi del 2021 sono state trattate 3.000 tonnellate, ma la società pubblica punta ad incrementare sensibilmente i quantitativi. Veniamo alla cronaca. Un uomo e una donna sono finiti in ospedale. Il bilancio di una rissa avvenuta nella tarda serata di ieri in località Capodifiume di Capaccio Paestum. Una donna ha sfasciato con la sua auto l'attività di rivendita di un ambulante di frutta e verdura. Poi la lite, ora indagano i carabinieri. Il nostro corrispondente. Rissa nella tarda serata di ieri in località Capodifiume di Capaccio Paestum. In ospedale finiscono una sessantenne della zona ed una donna, madre di 2 figli. L'episodio è avvenuto presso una locale rivendita ambulante di frutta e ortaggi gestita da anni da un coltivatore capaccese, completamente sfasciata dalla donna, la quale al volante di un'auto si è improvvisamente lanciata contro la struttura più volte, abbattendola e riversando tutto per strada. Sul posto sono subito sopraggiunte 3 persone residenti a pochi metri e parenti del gestore del banco frutta per capire cosa fosse successo, pensando dapprima ad un incidente. La donna, accortasi della loro presenza, è scesa dall'auto e, non soddisfatta del danno arrecato, ha iniziato a lanciare meloni e insultare pesantemente i 3 uomini, mollando schiaffi in preda ad un raptus, per poi allontanarsi perché, secondo quanto poi riferito dal legale della stessa ai carabinieri, sarebbe spuntato fuori un coltello e sarebbe stata ferita ad un braccio. Poco dopo è arrivato anche il marito della donna, che ha continuato a sfasciare la rivendita aggredendo il sessantenne incaricato di sorvegliare la postazione di notte, danneggiando pesantemente anche l'auto utilizzata dallo stesso guardiano, un Opel Astra. Per il sessantenne preso a botte si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo della rissa sono giunti i carabinieri della stazione di Capaccio Capoluogo, diretti dal maresciallo Michele Bellomo, unitamente ai colleghi dell'aliquota radiomobile della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabio Lagarello, che ora indagano sull'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, una lite a sfondo passionale o presunte avance subite dalla donna. Ed ora ci spostiamo nell'agro nocerino sarnese, perché i sindaci dell'agro hanno inviato una missiva al vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola per sollecitare con urgenza un intervento sull'inquinamento di Fosso Imperatore. Sentiamo. Basta con l'inquinamento del canale di Fosso Imperatore. I sindaci di Nocera Inferiore e San Valentino Torio e il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Sarno hanno scritto al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, assessore all'ambiente, e al presidente della settima commissione consiliare Ambiente, Energia e Protezione Civile di Palazzo Santa Lucia, una missiva dove vengono segnalati i presumibili inquinamenti delle acque superficiali del canale Fosso Imperatore Agro, ricadente nei territori di Nocera Inferiore, Pagani, San Valentino e San Marzano.
Manlio Torquato, Michele Strianese, Mario Rosario D'Angelo, dunque insieme, sinergicamente, come i tre moschettieri, per dire stop a inquinamento e miasmi causati da un canale le cui acque putride cambiano colore ormai di giorno in giorno, provocando l'ira di residenti che ormai non riescono più a respirare, tanto è forte la puzza. Senza dimenticare che il possibile inquinamento del canale potrebbe provocare problemi alle falde, se ciò non è già successo, con situazioni che piombano anche sull'aspetto agricolo, infatti i contadini, pure loro, sono sul piede di guerra da tempo. Nella segnalazione i sindaci e il commissario hanno allegato una documentazione fotografica dei luoghi oggetto del presumibile inquinamento. L'alterazione delle acque superficiali del canale Fosso Imperatore è stato oggetto di indicazioni da parte dei cittadini residenti e della senatrice Luisa Angrisani, che si è interessata dell'argomento portandolo con un'interrogazione anche al governo centrale. Nei giorni scorsi i sindaci di Nocera e San Valentino hanno indirizzato la stessa lettera anche all'ARPAC Salerno, al Genio Civile, all'ASL di Salerno e anche ai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, chiedendo con forza e urgenza quali iniziative la Regione intraprenderà per accelerare controlli e per individuare i responsabili dell'inquinamento, scongiurandolo attraverso un'azione efficace e veloce per far sì che non raggiunga la falda acquifera sotterranea. Segnalazione giunta e condivisa anche dal consigliere comunale di Napoli, Fulvio Frezza. Dunque, dopo i sopralluoghi effettuati anche nelle ultime settimane, il problema dell'inquinamento del canale di Fosso Imperatore purtroppo è tutt'altro che risolto. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni, perché nel corso dell'ultimo consiglio comunale, dopo l'approvazione del bilancio, non mancano le polemiche sul piano di alienazione per ripianare i debiti. Non solo malumori e provocazione, ma anche la replica del primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, agli attacchi politici che ha ricevuto. Sentiamo. Come era prevedibile, il Consiglio Comunale di giovedì scorso ha lasciato i segni anche all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Eugenio Canora, consigliere eletto con il PD, ha preso le distanze dall'amministrazione, contestando le modalità con cui sono stati adottati una serie di provvedimenti, a cominciare dall'incremento delle tariffe per gli impianti sportivi. Fuori dalla maggioranza anche il consigliere comunale eletto nelle fila del Partito Socialista Italiano, Gaetano Gambardella, che ha invece disertato il consiglio comunale non votando di fatto il bilancio. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell'assise, il piano delle alienazioni, su cui punta molto l'amministrazione Servalli per cercare di ridurre il disavanzo e sul quale sono arrivati una serie di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. I revisori dei conti ci hanno detto: va bene, voi avete fatto un impianto per recuperare questi 12 milioni di euro in 3 anni e avete messo, diciamo, 4 milioni per nelle 3 annualità, 21, 22 e 23. Ma contate molto, perché poi non sono solo questi, sono 7 milioni per il primo anno, 6 per il secondo, 5 per il secondo, che vi impegnate a rientrare, avete messo al centro un piano di alienazioni. Ma, dicono i revisori, noi non siamo ad inizio anno, siamo già ormai alla fine dell'anno. Farete tutte queste alienazioni in soli 3 mesi? Questo è stato il tema. Secondo noi, hanno scritto i revisori, questa previsione del tempo, non della stima del valore degli immobili, ma del tempo, è una previsione non congrua. E quindi noi non vi possiamo dare il parere favorevole, almeno che voi non costituiate a garanzia di queste relazioni il famoso fondo su cui tutto si è tanto discusso. Questo è stato il ragionamento dei revisori. Noi abbiamo fatto 2 obiezioni ai revisori in Consiglio Comunale. Abbiamo detto: intanto per il primo anno noi abbiamo già realizzato 3 milioni e mezzo di alienazioni, quindi è come se il fondo che voi chiedete ce l'avessimo già in cassa, perché abbiamo già realizzato 3 milioni e mezzo di alienazioni concrete, con gli atti chiusi. Quindi di che cosa stiamo parlando? In secondo luogo abbiamo detto anche che non c'è nessuna norma, che pure abbiamo cercato, che imponga una realizzazione di un fondo di questo genere.
tra i beni da alienare anche l'area dell'ex Cofima, per la quale il comune punta ad incassare almeno 5,3 milioni di euro. A breve, come spiega il primo cittadino, la pubblicazione del bando. Ovviamente centrale, pure ieri se ne è parlato molto, è il tema della Cofima. Io credo ragionevolmente che la prossima settimana uscirà il bando, l'avviso per la messa in vendita della Cofima. Qualora non riuscissimo a realizzare questa vendita, avremmo raggiunto un obiettivo storico della nostra città, almeno dal 2010 in poi, cioè l'aver risolto definitivamente questo problema che comunque ancora in questo momento in cui stiamo parlando costa tanto alle casse comunali. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di temporali di colore giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 14 di domani, domenica 3 ottobre, che riguarda anche le zone del Salernitano, la penisola amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentino. Si prevedono rovesci e temporali che in alcune zone potrebbero essere anche intensi. I fenomeni in atto sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali, poiché rappresentati da una grande rapidità di evoluzione, si spiega in una nota. Proprio per la natura di questi fenomeni è possibile che contemporaneamente possano verificarsi in singoli punti del territorio grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, cadute di rami o di alberi. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi alle 17.30 è in programma il film di animazione in uscita nazionale Paw Patrol. Alle 19.30 e alle 22 la pellicola di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo e Margherita Bui, Il Silenzio Grande. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Fino all'11 ottobre Le Cotoniere, il centro commerciale di Fratte, ospita la mostra Un mare da salvare, un progetto artistico che sposa l'arte del riciclo e lo fa attraverso delle sculture raffiguranti animali marini creati totalmente con materiale di scarto. In più, sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30 presso il desk della galleria del centro Le Cotoniere di Via De Greci a Salerno sarà possibile ritirare il kit per la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Torrione, che si terrà la mattina di domenica 10 ottobre. Un'esperienza per immergersi nella bellezza dei nostri mari e per ammirare le sue fantastiche creature. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E come dicevamo, allerta meteo giallo per le prossime ore, ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo. Subito dopo parleremo di sport. A tra poco. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Noi ora ci occupiamo di basket perché comincia il campionato di Serie A2, la Givova Scafati parte tra le favorite e deve subito riscattare la prematura uscita di scena in Supercoppa, debutto esterno per il quintetto di Rossi che fa visita al San Severo. Meno male abbiamo avuto questa settimana per lavorare, per continuare a crescere, perché è un gruppo che ha bisogno di lavorare tanto e continuare a conoscersi sempre meglio. Affrontiamo San Severo in un campo che sarà molto difficile portare a casa due punti, ma noi siamo preparati per
fare una grande partita e portare a casa la prima vittoria del campionato. Analizziamo la squadra avversaria, secondo te quali sono i punti di forza della squadra? San Severo, diciamo, è una squadra molto giovane, si affida soprattutto a Sabin, diciamo, questo è loro americano che passa la maggior parte dei palloni in fase offensiva alle sue mani e dovremmo cercare di limitare lui. È una squadra che aggredisce molto, ripeto, non sarà una partita facile, ma la stiamo preparando bene e sono sicuro che porteremo a casa il punto. Giocare con la disponibilità del pubblico sugli spalti, sicuramente già un'esperienza provata nella Supercoppa, cosa cambia? Diciamo che avevamo bisogno di ritrovare, ecco, questa emozione che nell'ultimo anno avevamo lasciato un po' da parte. Per il momento abbiamo giocato solo una partita in casa e è stata comunque una grande emozione ritrovare il pubblico. Non vediamo l'ora di giocare la seconda partita del campionato in casa per, insomma, rivivere queste grandi emozioni. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.